vostra prima impressione, poi diciamo entreremo un po' più nel dettaglio, salta il patto delle riforme. Diciamo, oramai il fronte di coloro che sono contrari al Senato non elettivo è sempre più ampio, insomma, praticamente solo Renzi è rimasto, Maggioritario. è super maggioritario, Se no? posso essere Anche più voi. logico, avendo seguito tutti i lavori della Commissione in questi giorni, abbiamo registrato soltanto tre interventi a favore del DDL di ispirazione governativa. Adesso i due relatori, cioè la Finocchiaro e Calderoli, dovranno incardinare un testo che possa essere oggetto di convergenza da parte di tutti quelli che in questi 3 giorni appunto hanno offerto un contributo validissimo e io devo dire che la cosa più stupefacente è stata la messe di critiche che è stata rivolta all'impianto teorico del DDL governativo appunto da senatori non tanto dell'opposizione o delle opposizioni, quanto piuttosto dello stesso PD, oltre che della maggioranza, per cui da Scelta Civica, da Popolari per l'Italia, dal Nuovo Centrodestra, ma anche e soprattutto dal PD e da tutti i settori del PD si sono levate critiche nei confronti di questo DDL, per cui noi stessi siamo rimasti particolarmente colpiti da queste inaspettate bordate. La Sì, situazione. sì. Ecco, Morra, Geremica vi ha fatto un mezzo competente, dicendo poi che in realtà è la prima volta che fate una cosa Beh, ma politicamente, però questo in realtà diciamo, è sembrato che su questo per la prima volta abbiate guardato anche che cosa sta succedendo c'è oltre alla vostra un'interlocuzione. posizione. Questo io lo contesto anche perché in passato, ricordo per esempio il voto alla mozione Giachetti, noi siamo intervenuti nel dibattito parlamentare e abbiamo espresso posizione sempre in funzione di ciò che reputiamo essere a vantaggio e a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani. Nello specifico, noi stiamo rilevando come per l'ennesima volta si vada presso al mito delle riforme costituzionali come il mito grazie alla risoluzione del quale tutto verrà risolto e il paese tornerà a crescere, tornerà ad essere felice. Io ricordo che questo era un mantra che lo stesso governo Letta l'anno scorso appunto ripeteva, ci voleva far operare in deroga al 138, sostenendo che la via fosse quella dei saggi e poi abbiamo scoperto tutti che fine abbia fatto questo Però Mora, percorso. io diciamo, approfitto della sua presenza per farle spiegare bene ai nostri telespettatori perché voi siete contro, cioè il vostro movimento che è nato proprio diciamo, criticando aspramente gli sprechi della politica e Bene, tutto allora quanto, diciamo in presenza di una Ma semplificazione no, 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 così allora, grande, no? ma no, mi Come scusi, allora, l'eliminazione del bicameralismo. domandiamoci a che cosa serva questa riforma. Se noi dobbiamo mettere in discussione il bicameralismo perfetto, dobbiamo innanzitutto verificare che il bicameralismo perfetto sia stato effettivamente esercitato, utilizzato e di fatto poi scopriamo che il Parlamento è stato esautorato della sua funzione perché il Parlamento esiste per approvare le leggi di iniziativa parlamentare, ma negli ultimi decenni il Parlamento ha soltanto convertito decreti-legge, pertanto è stato il governo che ha sostituito il Parlamento, imponendo al Parlamento di fare ciò che doveva essere fatto soltanto in via emergenziale e necessaria. E allora, noi non abbiamo avuto un Parlamento in cui vigeva il bicameralismo perfetto. Se poi si vuole risparmiare, e su questo noi siamo perfettamente d'accordo, perché per esempio non dimezzare le indennità da corrispondere a tutti i parlamentari? Perché nel DDL governativo si ragiona di forte riduzione del numero dei senatori, la Camera rimane inalterata, ma poi le indennità da conferire ai parlamentari tutti, sia di Camera che di Senato, non vengono minimamente Di tirate in Senato. No, ballo. Senato no, Senato non sono eletti, non hanno nessuna, Sì, non avrebbero nessuna indennità. perché vengono in pratica messi a libro paga da parte delle regioni, però come sottolineavano tanti colleghi, lei si Cioè immagina. non prendono un euro in più di quello Sì, per che far prendono come male. presidente di regioni, consigliere. Benissimo, per far male un qualcosa che dovrebbe diventare un secondo lavoro, tant'è che molti colleghi hanno coniato la definizione di Senato dopolavoratoristico. Però io vado oltre, in quel modo, così come prospetta il DDL del governo, si risparmierebbero forse 53
63 o 63 milioni di euro. Invece, per come abbiamo proposto noi, ma da sempre, con Parlamento Pulito, noi potremmo risparmiare diverse centinaia di milioni di euro, ritoccando vitalizi, ritoccando tutte le indennità e le guarentigie che sono garantite ai parlamentari. Io poi le faccio anche un'altra riflessione: se i parlamentari a Roma vengono ad essere retribuiti molto molto meno di quanto non lo siano adesso, come si potrà permettere che nei consigli regionali, nelle partecipate e così via, ci possano essere tuttora dei livelli di retribuzione molto molto alti? Sappiamo tutti che il presidente della provincia autonoma di Bolzano, che nel nuovo senato delle autonomie dovrebbe diventare un senatore. Ma voi siete pure contrari all'abolizione delle province? All'abolizione. No, no, veramente. Avete riso alla vendita delle auto blu, cioè erano tutti i vostri cavalli di battaglia. Cioè avete cominciato a replicare. Che volevate abolire tutto e adesso siete i più tenaci difensori del DDL. In cui si incardina il dibattito sulla effettiva abolizione delle province, sai, il DDL di ispirazione del movimento, perché a prima firma Vito Crimi, per cui noi lavoreremo per abolire proprio dalla Costituzione, lì dove ricorre, la parola provincia. Poi bisognerà ragionare di riorganizzazione degli enti locali, e a noi questo piacerebbe mettere sul piatto della riforma sostanziale dello Stato, perché non è sufficiente parlare per esempio di riforma di titolo quinto della Costituzione, come ha fatto appunto il DDL Boschi. Bisognerebbe farlo affrontando nel merito le questioni, perché noi avvertiamo un pericolo che questo DDL vada a sottrarre agli enti locali delle competenze molto molto importanti, per esempio sull'energia, per esempio sulle infrastrutture. Allora, far tornare a Roma decisioni che riguardano le comunità locali, francamente, ci sembra un pochino autoritario. Fermiamoci un po' invece a vicenda 80 euro, che oggi si è conclusa, diciamo, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. È ufficiale, finiranno nelle tasche di quei milioni di italiani che guadagnano fino a 24.000 euro. Lei ci crede? Lei ci crede? Beh, è scritto sulla Gazzetta Ufficiale. Tante cose sono state scritte e poi sono state. Lei non ci crede? Beh, allora mi spieghi perché lei. Io sostengo che ci siano tante criticità. Per esempio, domenica passata il Sole 24 Ore titolava, ricordando appunto prelievi nascosti, per cui, come qualcuno ha sottolineato, da un lato ci sarà un dare, dall'altro lato ci sarà un prender. Poi faccio anche questa considerazione: innanzitutto è fino a 80 euro per alcune tipologie di contribuente, non per tutti. E poi voglio anche dire un'altra cosa: alcune delle voci che dovrebbero rappresentare le entrate con cui costruire questi 80 euro da offrire ai tanti, o fino a 80 euro, sono voci quantomeno controverse. Penso per esempio alla famosa questione della rivalutazione delle quote di Banca d'Italia, per cui adesso gli istituti di credito dovrebbero essere assoggettati a tassazione non più del 12%, bensì del 26%. Noi sappiamo che c'è sia una lettera di chiarimento avanzata dall'Unione Europea, sia dalla Commissione, sia degli interventi da parte della Corte dei Conti, che lamentano insomma alcune criticità da un punto di vista giuridico normativo su tale provvedimento. Se per esempio questi soldi dovessero venire a mancare, come molti sostengono, già uno degli asset formidabili della manovra sarebbe messo in crisi. Però io, oltre a questo, voglio fare due riflessioni che vanno oltre. Noi non possiamo permetterci di tutelare in qualche modo chi ha già un lavoro, perché questa misura nasce sempre da un impianto, mi dispiace dirlo, di conservazione. Noi dobbiamo in questo momento soprattutto fronteggiare un'emergenza sociale che è la disoccupazione. E allora, per far questo, il governo avrebbe dovuto abbattere e copiosamente il costo del lavoro. Lo si faceva attraverso una forte riduzione dell'IRAP. L'IRAP è stato, si dice, ridotto, però è stato ridotto in questo modo, il solito bluff renziano. Si concede alle aziende 0,7 miliardi di euro, appunto, attraverso una riduzione dell'IRAP. 10% dell'IRAP. No, 10% nel 2015, vale, sì. Il 5% nel 2014, per cui sono 700 milioni di euro, però 600 milioni di euro vengono ad essere aggravati alle imprese
spese attraverso rivalutazione degli asset patrimoniali, per cui il saldo finale sarà a vantaggio delle imprese di 100 milioni di euro, quindi una cifra assolutamente modesta che non sposta nulla. E questo quando Renzi, quando era stato in Inghilterra, aveva dichiarato a tutta Italia, a tutto il mondo, che una disoccupazione a due cifre era assolutamente intollerabile e che lui avrebbe in tempi rapidissimi riportato la disoccupazione sotto le due cifre come se avesse la bacchetta magica. Gli italiani non sono così sciocchi. È stato annunciato oggi da Grillo, magari possiamo chiedere conferma a Morra, un blitz a Piombino con 5 o più parlamentari del Movimento 5 Stelle per solidarizzare con gli operai di Piombino. Sì, posso confermare, noi abbiamo intenzione di manifestare non soltanto solidarietà ma proprio presenza fisica, perché poi in quei luoghi solo e soltanto quelli che sono onesti ci possono andare. Noi non abbiamo nulla di cui vergognarci, perché tutte le volte che abbiamo potuto abbiamo dimostrato di essere accanto a persone in difficoltà. Sono altri quelli che hanno portato il paese allo sbando che debbono essere chiamati ad assumersi le loro responsabilità. E qui ricordiamo che dagli anni 90, che in pratica noi viviamo una fase di deindustrializzazione, ultimamente poi sono negli stranieri che vengono e comprano, e questo ci deve far ragionare tanto, anche perché per esempio in occasione del DDL lavoro, che è stato di recente appunto sottoposta a fiducia, perché il governo, ormai anche questo governo, va spesso e volentieri avanti con fiducia, il DDL lavoro, quello per cui Poletti si è speso tanto, è un DDL che introduce delle forme di flessibilizzazione, di precarizzazione, che hanno fatto parlare tanti studiosi di diritto del lavoro di cinesizzazione dei rapporti di lavoro, perché evidentemente l'unico modo per poter permettere alle imprese, all'industria di rimanere in Italia è quello di rendere i contratti di lavoro veramente carta straccia. Noi pensiamo che la via sia altra, perché innanzitutto, secondo la nostra Costituzione, c'è da tutelare il diritto del lavoro e il diritto al lavoro, e questi due diritti francamente sono stati calpestati. Morra è naturalmente sotto gli occhi di tutti che lo scontro ormai è tra voi, soprattutto tra voi e Renzi. Renzi fa, come dice Geremica, ha fatto, sta facendo tante delle cose che voi, diciamo, portavate come bandiera e adesso, allora, adesso gli rinfacciate, no? Renzi dice di fare. Dice di fare. Dice di fare e viene premiata appunto dai sondaggi, ma per chi non crede nei sondaggi, per chi sta... Beh, sono buoni anche per voi, vi conviene crederci, perché insomma... Ma no? Sono buoni, noi lo lasciamo voi dire, addirittura noi lo lasciamo dire alle urne. Noi siamo dell'avviso che a parlare debbano essere i fatti, non i sondaggisti e non la cultura dell'apparire. Io prima apprezzavo, e veramente tanto, insomma, quelle parole che sono state lette da Amendola, perché riflettevano una tensione morale che in Renzi e i suoi è secondo me del tutto latitante, è proprio scomparsa. A me piacerebbe che per esempio a Piombino o dovunque ci andasse appunto qualche politico che ha portato l'Italia a dover oggi pietire quasi quasi 80 euro per poter ripartire, e intanto noi abbiamo 6 milioni e 300 mila circa disoccupati, perché oltre ai 3 milioni e 300 mila ufficiali ci sono circa i 3 milioni di NEETs, cioè di quelli che ormai scoraggiati non cercano più lavoro e di cui comunque ci dobbiamo far carico, perché sono anch'essi italiani, e abbiamo centinaia di migliaia di ragazzi, di giovani che formiamo, che magari sono anche ottimamente preparati, e costringiamo ad andare fuori perché il nostro sistema non riesce ad assorbirli se non attraverso una precarizzazione ulteriore dei posti di lavoro. Poi, mi scusi, che quattro donne vadano a fare i presidenti, ma sappiamo tutti che i ruoli chiave sono quelli dell'amministratore delegato. E allora cerchiamo un pochino di dire le verità. Renzi poi... è come Grillo, è innocente agli occhi della gente perché non ha governato questo paese adesso ma piazza Renzi, da tre mesi. I voti parlamentari non potete fargli opposizione dati. Come fate opposizione? Sugli F-35 Renzi come ha fatto votare il suo partito, i suoi come hanno votato, sulle slot machine, su tanti altri provvedimenti come hanno votato, Renzi segretario oppure Renzi ancora non segretario? È questo che gli italiani sanno, è questo che gli italiani giudicheranno quando il 25 maggio ci sarà da votare.